Ha visto questo qui per il violoncello, quello per il violoncello, per il punticello del violoncello. Ora guardo qua. Non lo trovo. Ma fai pazienza, eh. Andiamo a vedere. Pure l'avevo preparato qui. Ma vabbè. Allora, visto che sono fatti. Questo si monta anche il violoncello. La cosa dovete avere. Senti, di là il pianoforte, poi gli danno ai pianoforti che la mia moglie, speriamo ci faccia a mangiare, perché oggi siamo anche a rischio pasto. Ma che c'è? Che ha fatto? Sto guardando lì. Che c'è? Qui è chiuso, non c'è più modo di poter commentare. Come si fa a fare questi cazzi? Ecco il dito. Leccalo. Allora, aspetta, come ti avevi detto? Eccolo, sì. Allora, madonna, guarda che bellezza. Poi la miseria. Eh no, si è chiuso, finito. E poi, ma non c'è nemmeno l'ultimo. Oh, me la cancella, che pagina? Finisce la 6. Madonna, più che buona. Ma questa maniera di censurare proprio veramente, ma questa è farsi il capo la censura. Io ognuno censura ogni cosa. Tentati meglio, stai zitto. No, non hai palle, guarda bene te qua per piacere, non vorrei che io vorrei dentro la cazzata. Ma non c'è più il tasto rispondi, vedrai. No, no, vabbè, basta, ho bene capito. Fisco, questa maniera qui la gente mi è presa dalla mania di grandezza di prendere e censurano. Cioè, voglio dire, prima di censurare, domanda perché io faccio. Cioè, era un intervento, non era mica nulla di. Cioè, non mi ha mandati a fare in culo, gli ho detto che pensavo, eh. È che io se lo voglio sentire dire, vabbè, pazienza, facciano loro, io a fare. Che poi, sta storia della censura, io voglio dire nulla, ma. A me mi pare veramente, ma sono sicuro, che la censura è una cosa che funziona. Funziona talmente bene che tutti i governi, tutti i poteri, qualsiasi tipo, l'hanno sempre adoperata. Anche i più democratici, anche quelli che dicono di essere bravi e democratici, hanno sempre questa censura. Perché è facile, capito? Te cancelli gli interventi di quello lì, per cui un terzo, una persona che deve ascoltare, non sente il contraltare, non ha la possibilità di sapere se ci sono varie idee, e quindi prende per buona solamente quello che gli dici te. Ti sembra o no un discorso di questo tipo? Non c'è la chiusura. Cioè, voglio dire, no, se io c'è una discussione fra me e te, basta che io levo quello che mi dici te, e poi dopo rimane solo quello che dico io. Ora, nei filmati di YouTube mia, è successo più di una volta che qualcuno cominciasse, no, a accusarmi, a attaccarmi. Ora, fino a che, poi, nel momento in cui arrivava al vaffanculo, va bene, a me, a quel punto lì chiaramente la discussione non va più avanti, no? Cioè, che se mi mandi a fare in culo, io ti offendo la mamma, che mi rimandi a offendi i nonni, io ti offendo fino alla decima generazione, cioè poi dopo la cosa non è più nemmeno costruttiva, cioè non c'è più nemmeno. Allora io cosa ho fatto? Fino al coso prima del vaffanculo, va bene? Le ho lasciate tutte, capito? Da chi guarderà i filmati, chi guarderà i commenti si farà un'idea. Io ho proposto la mia versione, lui ha proposto la sua. Finito il discorso, poi se si deve andare su. Ora, censurare un vaffanculo va bene, cioè nel senso che un vaffanculo è un'offesa che poi dopo è fine a se stessa, non è che la crea uno sviluppo della discussione, capito il discorso? Semmai è una fine di una discussione. Ma uno ti fa un discorso sul sito Facebook dell'associazione, ti fa una richiesta di una cosa e quello gliela censurano senza nemmeno. Poi scrivi su un'altra cosa, su un sito dici la tua perché secondo te non è vero e te lo censurano. Cioè voglio dire, ma che cazzo, però Maria mi riesce anche a me. Che poi dopo la censura lascia un valore solo e esclusivamente se quello, il dischero che tu censuri, zitto meglio. Non ha potenzialità, diciamo, di difesa, nel senso che, cioè voglio dire, se facciamo senza fare nomi, una grossa associazione di macellai, va bene, lascia un sito in cui la dice che la ciccia che vende a loro è la meglio, va bene, un macellaio dice, ma veramente a me mi risulta che voi in mangime voi gli date questa roba lì, che non è roba buona, no? Se gli risulta, e te lo metti, cosa significa censurarlo? Rispondi di no, che non è vero, cioè voglio dire, avvia il discorso, butta la discussione, cioè guarda, tu ti stai sbagliando, non è così, ma censurarlo
se quello non è in grado di difendersi, hai stravinto, cioè l'hai censurato, il mondo non sa che quello esiste. Ma venire a censurarmi a me ora, francamente, perché io sono un ignorante, ma un ciuo, io quando vedo computer e tutti questi cazzettini che fate voi, mi si accende una finestra con il panico, ma non sono mica scemo, io lo capisco le potenzialità di web. Cioè io ho 1.200.000 contatti su YouTube, se te mi censuri una cosa e io la riporto su YouTube, io si fo cacca a sangue, cioè non so se mi spiego, capito il discorso? Cioè non è facile mettermi a tacere con una censura a me, quindi è anche una cazzata da un punto di vista proprio di strategia, voglio dire, no? Sputtanami con le argomentazioni, no? Mi sputtani un'argomentazione e dici guarda, te la pensi così? Non è vero, tutti quelli che non la pensano a me scrivono che io non ho capito nulla, dimostrano che secondo loro perché non ho capito nulla, capito? E poi dopo la gente che legge la dirà, guarda è chiaro che cazzata gli ha detto. Ma se questi qui mi censurano, cioè bisogna stare attenti d'ora in poi a censurare, perché io vado su YouTube, sul mio coso, e poi dopo li sputtano io. Poi è cioè, tutto spazio privato. Io li crocifiggo, capito il discorso? Cioè forse loro hanno fatto male conti a andare su quella strada, ma va bene uguale, tanto non è problema. Che va a sentire per piacere se la Susanna l'ha fatto da mangiare, perché io ho il baco solitario, ma una fame muoio.